e cercherò di essere non solo breve e conciso, ma anche di dire qualche cosa di, che rimanga interessante e che non sia già stato detto. In realtà, ad iniziare dal professor Gori e i successivi relatori, in particolare Leonardo e Rizzo, Leonardo come società, hanno inquadrato la problematica in maniera, secondo me, spettacolare e che ritengo in parte ritroverete nella relazione che ho lasciato. Devo fare però, ecco, un'avvertenza, cioè che l'aspetto legale in realtà è molto poco possibile svilupparlo, come d'altra parte il professor Gori ha già detto, per una serie di motivi, più uno che quello che vorrei stressare io. E la serie di motivi è che le problematiche generate dalla cosiddetta guerra, o meglio warfare ibrido, sono di carattere talmente inusuale e talmente inaspettato, proprio per sua stessa natura devono essere così, che vanno oltre, avanti, qualsiasi tipo di concezione che ognuno può aver studiato in accademia o nelle successive scuole di specializzazione. Tra l'altro io, oltre ad essere stato e rimanere comunque un ufficiale della Guardia di Finanza, ho avuto delle qualifiche presso CASD, sia come consigliere giuridico militare, sia come operatore CIMIC e anche NATO per quanto riguarda il modeling simulation. Quindi io devo dire anche e soprattutto grazie a queste entità che sono dei centri di eccellenza, perché in realtà ho potuto unire la mia esperienza di carattere industriale. Io sono stato fino a pochi anni fa legale di azienda, e soprattutto mi sono occupato di cercare di proteggere gli assets aziendali, sia materiali sia soprattutto immateriali, come potrebbe essere l'immagine, ma anche altre cose. E quindi, diciamo, ho potuto fortuitamente collegare della tecnologia che l'ambiente militare mi ha in qualche modo fornito e l'ambiente civile e di impresa. Iniziando da questo aspetto, vorrei anche sottolineare che non solo per quanto riguarda una concreta difesa nell'ambito hybrid, ma anche per motivazioni che non posso star qui ora a spiegare, la compenetrazione stretta tra l'ambiente civile e militare, come anche dal pubblico e privato, è assolutamente auspicabile, a parte il fatto che ci si sta praticamente entrando, come è stato ben richiamato dai precedenti relatori. Ora, che cos'è l'hybrid warfare? Ecco, secondo me, ma in realtà gli altri hanno già brillantemente esposto, avendo letto molte cose, soprattutto di altri paesi, e non solamente NATO, perché diciamo le maggiori informazioni ci vengono dalla Russia e dalla Cina, e non a caso, perché la mentalità orientale è proprio diversa da quella nostra. Ora faccio un salto nell'ambito legale. Se tutto ciò è vero, come possiamo fare a interpretare o anche a eseguire un discorso di iure condendo se il nostro tipo di ragionamento è basato su una struttura giuridica creata praticamente 2000 anni fa per una società di carattere rurale, quindi con tempi, spazi, dinamicità completamente diverse. Allora, e questo diciamo è uno dei miei assunti su questa relazione, che non si può avere una nuova impostazione nell'ambito giuridico e legale, tantomeno processuale, se non ripensando i canoni del diritto. Ovviamente questo
non solo è auspicabile, ma non può che essere fatto attraverso la cooperazione tra quanti più stati possibili. Mi sembra che fosse il professor Gorin, o comunque non so, anni fa in una scuola militare parlava di una nuova, della necessità di una nuova Westfalia. Ora, al di là appunto di tante disquisizioni, il punto fondamentale è: con le attuali norme nazionali per quanto riguarda l'Italia, internazionali per quanto riguarda lo scenario operativo all'estero, visto che l'Italia vuole proiettarsi all'estero per vendere, per imparare, insomma, per espandersi, riusciamo a gestire in qualche modo, quantomeno in linea di difesa, la situazione? Secondo me no. Si possono fare solamente delle piccole battaglie di retroguardia, ma in realtà se si va a vedere l'operatività dei trattati internazionali, poi il Trattato del Mare o altri trattati, si vede che in realtà riesce anche difficile mettere in galera un terrorista preso in acque internazionali, ammesso che lo si voglia prendere. Ma detto questo, il punto fondamentale è la welfare. Scusate perché non sono. E la cyber warfare, come è stato richiamato, è una componente importantissima per comprendere come l'hybrid warfare si manifesta. Il problema fondamentale, però, siamo di nuovo alla una concezione del dominio, cioè nell'estrema sostanza dobbiamo capire come il dominio, il concetto di dominio, che cos'è, come si manifesta per l'uomo, e questo ci porta a un discorso che non è di carattere giuridico, ma di carattere quasi filosofico. Il dominio per le specie, gli uomini sì, ma anche gli animali e anche i vegetali, è sostanzialmente una corsa, una rincorsa alle fonti di energia. Questo vuol dire che se noi dovessimo entrare nell'ottica di ricostituire, come io auspicherei, una nuova etica sociale, etica non è morale, etica sono il framework con i punti, i paletti entro i quali si muove il gruppo sociale, sia esso locale, nazionale, comunità, eccetera. Ora, se questo è vero, come credo che sia vero da un punto di vista antropologico, comprendere come il nemico si muove, penso che sia assolutamente fondamentale, ma, e qui sta l'altro punto, chi è il nemico? Allora, è stato variamente ricordato e sottolineato anche dalla prima relazione del generale, come il nemico può essere. È sicuramente almeno di un paio di tipi, cioè statale e non statale. Ma c'è di più: il nemico potrebbe essere non solo invisibile, ma anche costituito da mode, costituito da strumenti elettromeccanici o anche cibernetici che vengono ad arte inseriti in contesti sociali, come è stato anche ricordato. Quindi, come ritenere questi tipi di cose? Sono armi? Da un punto di vista convenzionale, sono definibili armi? Credo che ci sia quantomeno qualche dubbio. Ma anche ammesso che fossero considerate armi, come gli Stati Uniti in maniera molto pratica tendono a ipotizzare, e poi da un punto di vista strettamente giuridico, che deve tener conto della responsabilità dell'attore, del riferimento di questa responsabilità e del fatto anche per gli eventuali danni a altri attori e a persone e cose collaterali. Cioè, il problema è enorme. Il problema è enorme che sicuramente un gruppo di legali o un legale, tantomeno un legale, non può risolvere.
E qui entriamo, buongiorno, e qui entriamo praticamente nell'ultimo punto che volevo ricordare, e cioè che tutto questo discorso potrebbe essere, focalizzato con un nome, con un sostantivo, cioè la cognitività. Allora, se vediamo quello che è stato richiamato come guerra nell'informazione dal professor Gori e da altri, guerra di intelligence, guerra del computer, che anche quella è una forma di informazione, allora noi abbiamo che il sistema, o meglio la struttura da tenere presente, sia per creare la necessaria awareness che è stata richiamata giustissimamente, sia le possibilità, le aree di attacco, è proprio determinato dalla cognitività. Non a caso si parla di guerra nella noosfera attraverso vari strumenti che ovviamente qui adesso io non posso neppure toccare brevissimamente, ma stiamo parlando di scenari completamente diversi da quelli che si possono essere configurati finora. L'ultimissima cosa è che in tutto questo, ad abbondanza, ma a rendere ancora più complessa la situazione, ci sono i nuovi soggetti, e non parlo degli attori non statali o non persone, parlo dei soggetti non umani, cioè i cyborg e tutte le altre possibilità in cui sono macchine con parti umane, umani con parti meccaniche, o macchine così intelligenti da gestire tutta una serie di processi. E non dico cose futuribili, perché nel 2000 nella Germania è stato posto in essere un programma, cioè come fosse un programma, perché era un programma in realtà come agente concessionario di una ditta di prodotti di discografici. Il programma gestiva tutto il processo produttivo, distributivo, cognitivo, perché doveva essere attento alle necessità del mercato, e quindi modificare i surplus, modificare il magazzino, modificare la gestione del prezzo, la gestione delle vendite, e addirittura arrivare a portare a destinazione i beni. Peraltro nel 2000 non c'erano ancora le vie dedicate ai droni, adesso ci sono, perché già l'anno scorso Amazon ha avuto la concessione, e poi qui sto nel campo dell'armatura, quindi sapete meglio di me, ha avuto la concessione di linee aeree dedicate per l'utilizzo commerciale di voli senza pilota, che siano poi a comando remoto o anche semiremoto, questo poi è la tecnologia che ce lo dirà. Penso di aver fatto un piccolo quadro. Grazie.